Buonasera a tutti, buonasera da Maria Luce Villa e dal team di Rete Informatica Lavoro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sempre organizzato anche dalla nostra Academy. Vi chiedo cortesemente di scrivermi in chat se mi sentite, vedete correttamente, facciamo le solite prove tecniche. Quindi intanto vi saluto. Vediamo se qualcuno mi scrive, spero che sia tutto ok. Ok, perfetto. Grazie Federico. Ciao a tutti, grazie che mi scrivete in chat. Come sempre, ogni giovedì organizziamo questi webinar tecnici gratuiti su linguaggi di programmazione, sviluppo e digital. E sempre più spesso incontriamo professionisti IT di grandi aziende. È il caso di questa sera. Il webinar sarà in collaborazione con uno dei player più importanti del settore informatico, Entity Data. Abbiamo già avuto il piacere di organizzare con loro un webinar tempo fa dedicato alla tematica dei microservizi e che potete rivedere sul nostro canale YouTube. Questa sera invece parleremo di CRM e abbiamo il piacere di avere con noi Maria Antonella Migliorato, Salesforce Application Architect e Project Team Leader in Entity Data. Che la invito a salire sul palco. Ciao Maria Antonella. Perfetto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, benvenuta. Benvenuta questa per la prima volta ai nostri webinar. Volevo, prima di lasciarti la parola, volevo chiederti a grandi linee cosa potremo vedere insieme a te questa sera, così dare un po' un riassunto di cosa succederà in questo webinar. Diciamo che il webinar stasera sarà suddiviso in quattro parti. Ci sarà una prima parte in cui daremo un'introduzione a quello che è il CRM. In una seconda fase andremo a dare un overview di quella che è la piattaforma Salesforce, che al momento è top player tra le soluzioni CRM sul mercato. In relazione a Salesforce, poi andremo anche a raccontare quali sono le figure professionali che il mondo Salesforce ad oggi ha creato. Presenteremo alcuni casi di successo in cui in ambito CRM è stata applicata la tecnologia Salesforce e infine daremo una piccola overview di quelle che sono le potenzialità della piattaforma Salesforce per quanto riguarda il modulo di admin. Ok, tutto questo in circa 50 minuti, poi ci saranno le domande. Vi invito a scrivere domande sempre nella sezione domande, mentre per domande di livello organizzativo oppure link al nostro canale YouTube, scrivetemi in chat, vi risponderò io direttamente. Quindi io lascio la parola a te, Maria Antonella. Buon webinar a tutti, ci vediamo più tardi. Se hai bisogno, io sono sempre qui in linea per darti supporto. Grazie, Grazie. ciao. Ok, partiamo col definire che cos'è un CRM. CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management e rappresenta una strategia per gestire tutte le relazioni e interazioni che un'azienda ha con i suoi clienti o potenziali clienti. Normalmente quando parliamo di CRM noi intendiamo un sistema CRM, quindi uno strumento utilizzato per gestire i clienti, piuttosto le attività di vendita, di post vendita, di produttività. Perché è così importante oggi andare a gestire e monitorare quelle che sono le interazioni con i propri clienti? Per fare questo vi presento un esempio. Non so se conoscete tutti, diciamo, i loghi riportati nella prima linea di questa slide. Quelli della seconda, secondo me, sono un po' più noti a tutti perché sono piattaforme che utilizziamo nel nostro quotidiano. Io partirei però dal primo, Blockbuster. Blockbuster è stato negli anni 90 il principale fornitore di servizi di intrattenimento per famiglie. Praticamente era un'azienda che permetteva il noleggio delle cassette VHS, un noleggio temporaneo che poi gli utenti dovevano andare a restituire. Nel 2000 Hastings si presentò dal CEO di Blockbuster per offrirgli la possibilità di acquistare l'azienda che lui aveva fondato. Blockbuster in quell'occasione, il CEO di Blockbuster in quell'occasione rifiutò la proposta. E che cosa è successo? L'azienda di Hastings è quella che oggi è chiamata Netflix e abbiamo che Blockbuster è un'azienda che al momento è fallita, mentre Netflix è diventato la piattaforma più famosa della distribuzione a pagamento di contenuti di intrattenimento. Con questo esempio che cosa vi voglio rappresentare? Voglio rappresentarvi il fatto che le esigenze dei clienti sono cambiate.
I clienti prima si aspettavano di acquistare fisicamente i prodotti, oggigiorno invece non sono più interessati ad acquistare materialmente il bene, piuttosto sono interessati all'obiettivo, al risultato che l'acquisto di un servizio può dargli. Si aspettano di avere delle soluzioni personalizzate, si aspettano di poter usufruire del servizio per cui stanno pagando dovunque e su richiesta. Per tale motivo, le società di vendita, per poter vendere, diciamo, i loro prodotti, si devono adeguare a quelle che sono le nuove richieste al momento. Questi nuovi modelli di business sono racchiusi nella parola subscription economy, che rappresenta proprio quest'era in cui, diciamo, non ci si concentra più sulla vendita del singolo prodotto o sulla singola transazione, piuttosto ci si basa sul concetto di abbonamento. Un abbonamento però per essere valido è necessario che il cliente che paga questo abbonamento debba sentirsi, diciamo, appagato, deve sentire un valore aggiunto per quello per cui sta pagando. E l'unico modo per farlo, è conoscere quelli che sono i suoi desideri. Per questo un'azienda è necessario che intraprenda delle relazioni durature e profonde con il cliente in maniera tale da conoscere quelle che sono le sue esigenze, quali sono i miglioramenti che lui si aspetta, quali sono le cose che non gli piacciono. Ovviamente, quando però si realizza una soluzione di CRM, non si approccia in tutti i casi allo stesso modo, bisogna sempre tener conto di quelli che sono i fruitori di questo sistema. Noi possiamo classificare i fruitori di un sistema CRM in quattro grandi categorie: i clienti B2C, i clienti B2B, i clienti B2G e i clienti B2B2C. Per clienti B2C intendiamo un'azienda privata che ha come clienti degli utenti finali. Un esempio sono le società telefoniche. Per B2B invece intendiamo aziende private che hanno come clienti a sua volta altre aziende. Un esempio potrebbero essere le società di consulenza IT che forniscono servizi IT ad altre aziende. Per B2G invece intendiamo sempre delle aziende private che però hanno come utenti finali le pubbliche amministrazioni. Un esempio potrebbero essere delle società che forniscono il servizio di mensa alle università. I B2B2C invece sono sempre aziende private che hanno come utenti finali le persone, che però diciamo, raggiungono questi utenti finali intermediate da altre aziende private. Un esempio sono le società di distribuzione di energia. Faccio l'esempio del comune di Roma. Al momento la società di distribuzione dell'energia elettrica del comune di Roma è Areti, ma se un privato ha la necessità di stipulare un contratto di fornitura, non si rivolge direttamente alla società di distribuzione, piuttosto si interfaccia con quella che è la società di vendita, per dirla in breve, Enel, Edison. Questo è un esempio di classico di B2B2C. Che cosa vuol dire avere approcci diversi? Facciamo l'esempio del caso del B2C. Nel momento in cui noi andiamo a realizzare un software CRM per un cliente B2C, questo cliente avrà a che fare con un numero elevato di utenti finali, quindi sarà sottoposto eventualmente a un numero elevato di richieste. Quindi noi come fornitori dobbiamo, diciamo, dobbiamo consigliare al nostro cliente di favorire strumenti di self-catering, attraverso i quali gli utenti finali potranno in autonomia usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda. Questo anche per evitare, per esempio, numerose richieste che possano arrivare a un call center, piuttosto che numerose richieste di supporto. Anche, per esempio, nei processi di vendita, nel caso di clienti B2C, non ci aspettiamo che le offerte proposte siano diverse in base ai clienti a cui vengono offerte, sia nel prezzo che nel contenuto. Quindi noi dovremmo consigliare, diciamo, al nostro cliente di montare su dei processi che siano semplici e che lui possa adattare in maniera lineare su tutti i canali su cui lui interagisce. Cosa diversa nel caso in cui invece ci approcciamo a realizzare un CRM per un cliente B2B?
Infatti, in questo caso, proporre processi blindati e predefiniti è la cosa peggiore che potremmo fare. Questo perché? Perché quando l'azienda che utilizza il sistema CRM si interfaccia con le altre tipologie di aziende, probabilmente ha dei rapporti piuttosto che delle, anche nelle proposte di vendita, che sono personalizzate in base all'azienda. In tal modo noi dobbiamo essere in grado quindi di proporre una soluzione flessibile e configurabile in base all'utente, all'azienda finale con cui il nostro cliente si va ad interfacciare. Altro scenario è il caso del B2G. In questo caso, trattandosi di pubbliche amministrazioni, diciamo, queste non sono come delle aziende classiche, ma loro sono sottoposte a delle regole, a delle norme. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad implementare un sistema CRM, non possiamo prescindere di non rispettare tali regole. Nel caso, per esempio, invece del B2B2C, oltre a quello che normalmente già facciamo nei sistemi B2B, quello che dobbiamo far porre attenzione al nostro cliente è di montare su anche un processo di gestione dei partner con cui lui collabora. L'importanza che sta avendo il CRM nelle varie aziende è dimostrata anche dal punto di vista numerico. Un'analisi del 2020 ha stabilito che il CRM nel mercato globale dei software aziendali copre in questo momento la quota maggiore. Nel 2021 è stato stimato che abbia acquisito un guadagno di oltre 58 miliardi e si prospetta che fino al 2028 questa revenue arrivi a toccare punte di 129 miliardi. Ovviamente però il CRM si deve anche adeguare a quelle che sono le tendenze del momento, cioè una tecnologia che si occupa di CRM non può pensare di rimanere ferma. Infatti in questo periodo, diciamo, ci sono molti argomenti su cui si sta concentrando. Il primo è l'introdurre all'interno dei sistemi CRM l'intelligenza artificiale. Perché introdurre l'intelligenza artificiale? Perché potrebbe essere sicuramente uno strumento attraverso il quale un'azienda può predire eventuali situazioni problematiche, ma anche dal punto di vista tecnico potrebbe predire eventuali malfunzionamenti a dispositivi collegati a questo sistema. Piuttosto che si sta cercando di portare il maggior numero di possibili di funzionalità su mobile, perché oggigiorno tutti quanti utilizziamo lo smartphone, quindi si sta cercando di portare le soluzioni fruibili sullo strumento sullo strumento più utilizzato. Altra cosa su cui si sta concentrando il CRM è permettere l'integrazione su più canali, quindi non fornire soluzioni, per esempio, solamente tramite il canale telefonico, ma anche aprirsi a nuovi canali, quali potrebbero essere i social. Al momento, tra le tecnologie che si occupano di CRM, Gartner, che è una società di consulenza che analizza, dato un particolare settore, quelli che sono i player di quel mercato, ha identificato come Salesforce leader del mercato del CRM. Prima di passare a definire che cos'è Salesforce, vorrei dare alcuni concetti di base. Il primo è quello di cloud computing. Per cloud computing noi intendiamo la distribuzione di servizi di calcolo, quindi database, rete, software, analisi attraverso internet. Quindi un fruitore di tali servizi paga solamente per ciò che lui va ad utilizzare. Qual è il beneficio di utilizzare una soluzione cloud computing? Sicuramente i costi, in quanto per esempio un'azienda non deve più, farsi carico di spese per la realizzazione dell'infrastruttura, così come non deve farsi carico, per esempio, delle spese della corrente per mantenere quella infrastruttura. Utilizzare il cloud computing è anche più produttivo, in quanto, per esempio, le persone dell'IT non si dedicano più alla manutenzione delle infrastrutture, ma possono dedicarsi ad altri tipi di attività. Sono soluzioni più scalabili, nel senso che, più semplicemente è possibile fare approvvigionamento delle risorse in base alle necessità. Questo beneficio è legato anche alla velocità. In genere, questi servizi si richiedono in modalità self
e quindi un'azienda può richiederli in maniera più veloce. Ovviamente il cloud computing ha un beneficio anche dal punto di vista di sicurezza e performance. In genere i provider di servizi lavorano su tecnologie sempre all'avanguardia e sempre aggiornate all'ultima versione, così come prevedono all'interno dei protocolli di sicurezza che vanno ad ampliare la sicurezza globale di un sistema che utilizza il cloud computing. Di cloud esistono di tre nature: pubblici, privati, ibridi. Pubblici sono, diciamo, quei cloud, i cui proprietari sono aziende terze parti che distribuiscono i propri servizi attraverso la rete internet a persone diverse. I cloud privati invece distribuiscono i servizi solo ad un'unica azienda. I cloud ibridi invece sono l'unione di cloud privati e cloud pubblici. I cloud possono essere di tre nature: IaaS, PaaS e SaaS. IaaS sta per Infrastructure as a Service, cioè una società che distribuisce servizi di questa natura, di fatto fornisce servizi infrastrutturali, quindi mette a disposizione server, rete, e un esempio può essere per esempio Amazon. Invece i cloud di tipo PaaS mettono a disposizione una piattaforma. Un esempio di questa natura è Heroku, quindi quella che viene concessa a pagamento, ovviamente, è una piattaforma su cui generalmente gli sviluppatori possono implementare le loro applicazioni, testarle e deployarle. Per quanto invece riguarda i cloud di tipo SaaS, loro distribuiscono software, vere e proprie applicazioni. L'esempio più comune che oggigiorno utilizziamo tutti quanti sono gli account di posta elettronica. Il SaaS lo dovete vedere come un condominio, cioè un condominio che ha delle risorse comuni di acqua, luce, manutenzione, e la vendita di un servizio è di fatto un appartamento presente all'interno del condominio. Quell'appartamento è il nostro spazio dedicato ai servizi che mette a disposizione quell'azienda. Salesforce che cos'è? Salesforce è di fatto un cloud computing di tipo SaaS, cioè specializzato però in ambito CRM. Salesforce quindi che cosa fa? Sotto opportuno, diciamo, pagamento di licenze, fornisce ai clienti una piattaforma chiamata Salesforce 360 Customer, in cui è possibile acquistare dei moduli aggiuntivi che includono delle funzionalità che permettono di coprire tutti quelli che sono i dipartimenti, diciamo, di un'azienda, quindi il dipartimento di marketing, il dipartimento di vendita, il dipartimento di supporto post vendita. Infatti, per esempio, alcuni dei moduli più importanti di Salesforce sono il modulo Sales. Il modulo Sales contiene all'interno delle funzionalità native o facilmente configurabili che permettono a un'azienda di gestire a 360 gradi l'acquisizione di un cliente e la vendita su quel cliente di un prodotto. Contiene all'interno il modulo di service. Il modulo di service è invece quello adatto nel momento in cui si vogliono gestire processi di supporto post vendita. Piuttosto contiene il modulo di marketing, è un modulo attraverso il quale è possibile creare campagne nei confronti dei nostri clienti. Campagne che possono essere informative, promozionali. Contiene all'interno anche il modulo di Tableau. Tableau è uno strumento che permette di analizzare i dati presenti all'interno del CRM e quindi di andare a fare delle analisi statistiche. La cosa particolare è che, per esempio, Tableau non solo permette di analizzare i dati presenti all'interno della piattaforma Salesforce, ma permette anche di riportare all'interno di Salesforce dati presenti su altri sistemi, questo grazie a connettori nativi, oppure dati che sono presenti su file CSV o file Excel. Tutto, diciamo, comunque l'ecosistema di una piattaforma Salesforce è integrabile anche con altri sistemi, per esempio attraverso l'uso di MuleSoft. Perché scegliere Salesforce? Scegliere Salesforce
diciamo, nel momento in cui si approccia a scegliere una tecnologia, sicuramente perché è leader del mercato. Quindi, che cosa vuol dire leader del mercato? Vuol dire che in questo momento ha compreso bene quelle che sono le esigenze dei clienti e soprattutto ha una struttura solida per realizzare quello che viene richiesto. Ha sicuramente un listino prezzi chiaro, pertanto un cliente che decide di utilizzare la piattaforma Salesforce sa benissimo quanto andrà a spendere. Fornisce periodicamente degli aggiornamenti della piattaforma 3 volte l'anno, che non solo vanno a migliorare le funzionalità già presenti all'interno dei moduli acquistati, ma introduce sempre nuove funzionalità. Non c'è bisogno di effettuare upgrade sulla piattaforma Salesforce, né effettuare migrazioni nel momento in cui ci sono queste migliorie. Tutti i clienti sono sempre tutti sulla stessa release. In più, per esempio, Salesforce mette a disposizione anche un marketplace, come quello che abbiamo, diciamo, su Google piuttosto che Apple. Che cos'è questo marketplace? Diciamo, oltre alle funzionalità esistenti sui pacchetti che lui fornisce, funzionalità che sono più o meno customizzabili, su questo marketplace vengono proposte delle applicazioni create da altri sviluppatori che lui ha certificato e che quindi possono essere utilizzate su org di altre persone. Queste applicazioni possono essere più o meno gratuite, però sicuramente anche se a pagamento possono, diciamo, essere un'agevolazione piuttosto che rifarle da zero. Inoltre, Salesforce, diciamo, mette a disposizione per gli sviluppatori e anche per chi fruisce della piattaforma gratuitamente strumenti di apprendimento. C'è il Trailhead di Salesforce dove lui, diciamo, costantemente aggiorna e fornisce strumenti per apprendere da solo sia l'utilizzo della piattaforma come utente finale, sia per l'utilizzo della piattaforma come sviluppatore. Inoltre, la cosa importante è che Salesforce mette a disposizione una community di utenti. Questa community di utenti a che cosa serve? Serve soprattutto, diciamo, per chi è uno sviluppatore, per condividere esperienze piuttosto per risolvere problemi, ma per chi è un utente finale, per proporre eventualmente soluzioni, migliorie. Queste soluzioni, migliorie poi, gli viene associato un punteggio e spesso diventano poi le nuove funzionalità che ritroviamo nelle release successive. Al momento il mercato di Salesforce è il mercato più grande che abbiamo relativamente all'ambito CRM. È stato stimato che fino al 2026 creerà all'incirca 9 milioni di posti di lavoro e arriverà a, diciamo, far guadagnare 1,6 trilioni di dollari, cioè che è una somma, enorme se ci pensate. Parlavo prima di che creerà posti di lavoro. Perché creerà posti di lavoro? Creerà posti di lavoro perché è vero che lui mette a disposizione delle funzionalità preesistenti all'interno dei pacchetti, però è anche vero che spesso quelle funzionalità non sono esattamente quello che il nostro cliente ci richiede. Quindi c'è la necessità di creare, piuttosto che c'è la necessità di configurare, piuttosto che customizzare quelle funzionalità. Al momento lui ha 6 figure professionali. Queste figure professionali sono, diciamo, legate ad ambiti della piattaforma e per, diciamo, rappresentare, diciamo, queste figure, lui mette a disposizione delle certificazioni che non solo, diciamo, aumentano le conoscenze della persona che le consegue, ma in qualche modo anche certificano il fatto che lui abbia quelle conoscenze. I percorsi professionali che al momento lui fornisce sono 6: quello di amministratore, di sviluppatore, marketer, consulente, designer e architetto. L'amministratore chi è? L'amministratore è una persona che lavora con lo stakeholder, raccoglie requisiti e cerca di capire della piattaforma Salesforce, delle funzionalità che ha lui all'interno, cosa si sposa meglio con quelle che sono le esigenze del cliente. Quali sono le sue operazioni che va a fare? Sono per lo più operazioni di configurazione della piattaforma. Lo sviluppatore invece è una persona che
effettua customizzazioni più o meno spinte delle funzionalità già presente. Il consulente invece è una persona che è particolarmente addentro a uno dei moduli della piattaforma, quindi è un esperto, per esempio, del modulo di Experience Cloud, che è il modulo che permette di creare dei portali, piuttosto è esperto del modulo di marketing. L'architetto invece cos'è? È la mente del progetto. L'architetto è colui che sempre insieme, dopo aver raccolto, diciamo, i requisiti con lo stakeholder, va a disegnare quella che è la soluzione tecnica. Vi vorrei raccontare ora alcune nostre esperienze su piattaforma Salesforce. Sono, diciamo, progetti veri, quindi casi di successo in questo caso. Il primo è legato a un'azienda Energy, che ci aveva richiesto di poter tracciare i suoi processi di mobilità, cioè praticamente lui aveva l'esigenza che si tracciassero le ricariche di energia che venivano effettuate sulle sue colonnine elettriche. Tutto questo è stato fatto con Salesforce e la cosa, diciamo, il valore aggiunto che ha dato Salesforce è che la soluzione che abbiamo implementato è stata una soluzione che abbiamo potuto esportare in paesi diversi, perché Salesforce permette di gestire, per esempio, la multicurrency, il multilanguage. Un altro esempio è stato nel caso di un cliente automotive. In questo caso, cosa si chiedeva il cliente? Il cliente ci chiedeva di realizzare una piattaforma per supportare post vendita i suoi clienti. Qual è stata la difficoltà in questo caso? Il nostro cliente aveva come unico, diciamo, come unico mezzo di comunicazione, diciamo, l'invio della mail. Il problema è che lui ci chiedeva che nel momento in cui veniva ricevuto questa mail, in automatico si riuscisse a indirizzare la problematica al gruppo di lavoro corretto. Per fare questo abbiamo integrato il modulo di Salesforce con una soluzione di intelligenza artificiale. Questa soluzione andava a leggere il contenuto e l'oggetto della mail e andava a distribuire le problematiche su opportuni record di un oggetto Salesforce che poi veniva assegnato all'opportuno gruppo di lavoro. In questo modo ha facilitato quella che è l'operatività dell'azienda, in quanto l'azienda non ha più dovuto aprire di fatto le mail, leggere il contenuto e poi riassegnarle. Il processo di routing avveniva in maniera automatica. Un altro esempio è legato a un cliente che si occupa di ambito me medico, è un cliente che gestisce, diciamo, pazienti di Parkinson. In questo caso lui ci chiedeva di realizzare uno strumento attraverso il quale lui potesse essere di supporto ai pazienti che avevano necessità, diciamo, che avevano bisogno di aiuto. Qui abbiamo dovuto un po' rivedere il concetto di CRM, nel senso noi siamo abituati a vedere il CRM come lo strumento utilizzato per vendere prodotti piuttosto che supportare diciamo, a servizi, ma servizi materiali. In questo caso, in che cosa si è trasformata? Non c'erano clienti, c'erano pazienti e non c'erano gli operatori a supportare eventualmente i clienti, ma in questo caso c'erano gli infermieri piuttosto che i medici che utilizzavano la piattaforma per supportare, diciamo, i pazienti. Per fare questo è stato utilizzato un modulo ad hoc di Salesforce, opportunamente configurato, che è il metodo di Health Cloud. L'ultimo caso che vi voglio raccontare è, diciamo, è il progetto dove attualmente lavoro. Il cliente è un cliente che si occupa di vendere spazi pubblicitari. Lui aveva la necessità di ricreare completamente da zero quello che era il suo CRM. Lui si occupa quindi di vendita e lo fa attraverso molti canali: il canale telefonico, la vendita diretta, la vendita a valle di una richiesta di supporto. Con Salesforce noi siamo riusciti a realizzare un'unica piattaforma con un unico canale, con un unico catalogo di prodotti comuni a tutti i canali, fruibili su canali diversi. Qual è stato il valore aggiunto, diciamo, di questa piattaforma? Il valore aggiunto si è avuto nel periodo del Covid. Noi abbiamo implementato per il processo di firma dei contratti che venivano stipulati un processo di firma elettronica da remoto, cioè un
diciamo, un processo di firma che non richiedesse di fatto la presenza del cliente al momento della stipula del contratto. Il cliente riceveva una mail che conteneva un link che, se cliccato, lo portava su una scheda sulla quale poi poteva apporre la sua firma, l'effettuare quella firma, poi comunicava al sistema di fatto che era stata effettuata la vendita. Questo è stato utile nel momento della pandemia perché, non essendo possibile ai venditori andare direttamente dai clienti a vendere, diciamo, le vendite avvenivano da remoto e c'era comunque la possibilità di acquistare e di far andare avanti, diciamo, l'economia di questa azienda. Ora, quello che vorrei mostrarvi sono alcune delle funzionalità di base di Salesforce. Questo per, diciamo, mostrarvi quelle che sono le potenzialità di questa piattaforma. Prima di fare questo, però, voglio raccontarvi, diciamo, quello che è l'approccio giusto nel momento in cui si prova a implementare una soluzione sulla piattaforma Salesforce. In genere, quando si raccolgono i requisiti, la cosa più semplice che verrebbe da fare è: ok, non mi importa quello che ho sulla piattaforma, riscrivo io da capo e faccio esattamente quello che vuole il cliente. Per invece avere una soluzione migliore su Salesforce, la cosa più corretta da fare è quella di capire per prima cosa quelle che sono le potenzialità della piattaforma e cosa, diciamo, richiede il cliente, di fatto è già naturalmente presente su essa. Questo perché è importante? Perché l'utilizzare strumenti standard presenti sulla piattaforma di fatto ci garantisce che quegli strumenti saranno sempre aggiornati, per qualunque problema ci si potrà rivolgere all'assistenza Salesforce, quindi si ha una garanzia maggiore. È per questo che quello che vi voglio presentare sono alcune delle funzionalità della parte amministrativa, cioè inside già all'interno della piattaforma. Allora, per prima cosa vi dico che cos'è una org di Salesforce. Una org di Salesforce è una particolare, diciamo, un particolare spazio dedicato a cui possono accedere utenti che hanno acquistato una licenza. Quello spazio dedicato ovviamente contiene i dati dell'azienda, le applicazioni dell'azienda e non è accessibile da altre persone. Come salva i dati Salesforce? Li salva su quelli che si chiamano oggetti. Gli oggetti sono come delle tabelle di fogli Excel. Le colonne diciamo, di questa tabella sono quelli che su Salesforce si chiamano campi e servono a tracciare le informazioni, diciamo, di quella particolare entità. Gli oggetti Salesforce ha già al suo interno degli oggetti standard, cioè che troviamo già out of the box. Un esempio può essere l'oggetto account, che in genere permette di tracciare le informazioni dei clienti, l'oggetto contact, che ci permette di tracciare le informazioni della persona fisica con cui interagiamo, del mio cliente, piuttosto che contiene l'oggetto lead, che viene utilizzato normalmente per tracciare i clienti potenziali, oppure l'oggetto case, che invece viene utilizzato per tracciare le richieste di supporto. Se questi oggetti, diciamo, non sono sufficienti per rappresentare quello che è il modello dati della mia azienda, comunque Salesforce mette a disposizione la possibilità di creare degli oggetti custom. Sia gli oggetti standard che gli oggetti custom hanno, abbiamo detto, dei campi. Ci sono alcuni campi che sono standard, che non sono eliminabili e che contengono una serie di informazioni di base, quali per esempio chi crea il record, a che ora è stato creato il record, a che ora è stata effettuata l'ultima modifica, il nome del record. E poi contiene, e per me diciamo c'è la possibilità anche di crearne altri, campi custom. Ovviamente campi custom in base a quelle che sono le esigenze, diciamo, del modello dati del nostro cliente. Le tipologie di campo che sono presenti sono tantissime. Possiamo creare campi di testo, campi numerici, campo di tipo data, campi di tipo daytime, campi di tipo picklist, campi di tipo relazione che ci permettono di collegare due entità.
quella che vi presento adesso è una tipica interfaccia di un'applicazione all'interno di Salesforce. Questa è l'applicazione Sales, quindi l'applicazione di vendita. Come potete vedere ha una barra di ricerca che permette di ricercare i record all'interno della piattaforma. Ha poi un home page dove di solito sono presenti i cruscotti che gli utenti che fruiscono della piattaforma utilizzano più spesso, e poi tutta una serie di tab che rappresentano le entità con cui si vuole interagire. In questo momento viene evidenziata l'entità opportunità. L'opportunità rappresenta in genere una possibile vendita che può essere effettuata dal nostro cliente, e quella che vedete sotto si chiama layout dell'oggetto. Nel layout dell'oggetto si possono inserire vari componenti, per esempio i componenti delle entità legate, oppure semplicemente il dettaglio del record che si sta visualizzando. Come si modificano questi page layout? Non c'è bisogno di scrivere codice per modificare questa visualizzazione. Salesforce mette a disposizione un tool di tipo drag and drop che permette di eliminare, spostare, aggiungere componenti che lui già ha a disposizione. Un'altra cosa che offre out of the box Salesforce sono, per esempio, le regole di validazione. Quando si inserisce, per esempio, un record su un oggetto, alcune volte è necessario inserire delle regole per la compilazione dei campi. Se, per esempio, si sta inserendo il valore di un'offerta, ci si aspetta che quel valore di un'offerta non sia un valore negativo. Lui, senza scrivere codice, mette a disposizione quelle che si chiamano validation rule, regole che puoi andare a mettere su un campo dove viene specificata quella che è la condizione che deve soddisfare quel campo quando deve essere popolato, e in caso in cui questa non venga soddisfatta fornisce in automatico un messaggio di errore configurabile all'utente. Salesforce poi nativamente garantisce un livello di accesso ai dati e agli oggetti in maniera standard. Per prima cosa, intanto, permette di accedere ai dati solamente a chi può avere accesso alla org. Gli altri non possono farlo. Dopodiché, attraverso lo strumento dei profili che vengono assegnati agli utenti, lui riesce a dare o meno i permessi di visualizzazione di un particolare oggetto. Dopodiché, attraverso invece i ruoli, riesce a determinare quali utenti, casomai con lo stesso profilo, possono vedere più o meno record. Esempio particolare: se lavoriamo in un'azienda strutturata dal punto di vista territoriale, potremmo avere la necessità che chi lavora a livello di provincia debba vedere solo i clienti della determinata provincia dove lavori. Chi lavora invece a livello di regione debba vedere quelli di tutte le province afferenti a quella regione. Salesforce permette proprio di realizzare una gerarchia di ruoli, e assegnando opportunamente questi ruoli alle persone permette di veicolare in maniera naturale e automatica la visibilità sui record. Inoltre, Salesforce, sempre out of the box, fornisce un chatter. Che cos'è un chatter? Appunto, è uno strumento attraverso il quale gli operatori che fruiscono della piattaforma possono interagire e quindi accelerare anche quelle che sono le loro attività, se hanno bisogno di supporto, piuttosto condividere del materiale. È una classica chat come quelle che siamo abituati a vedere su Facebook, piuttosto che su altri social. Inoltre, Salesforce permette di implementare dei processi automatici, anche questi senza la necessità di scrivere codice. Un primo processo automatico è quelli che lui chiama le workflow rule. Sono delle regole che scattano nel momento in cui si verificano particolari azioni, che possono essere l'inserimento di un record, l'update, l'aggiornamento di un campo, piuttosto che il trascorrere un certo periodo da quando si è fatto qualcosa. Quindi si definisce quello che è il criterio e l'azione che deve seguire
quando quel criterio è verificato. Quali sono le azioni che possono essere innescate con le workflow rule? Per esempio, l'invio di una mail, piuttosto l'update di un altro campo, l'apertura di un task. Un task sarebbe come assegnare un qualcosa da fare a qualcun altro. Oltre ai workflow rule, mette a disposizione i process builder, che anche questi scattano nel momento in cui si verificano certe condizioni, ma sono più potenti dei workflow rule, perché, torno un secondo su prima, i workflow rule permettono di appunto fare solo queste quattro azioni: inviare email alert, outbound message, field update, task. I process builder invece sono più potenti in quanto permettono di definire regole più articolate per far scattare, diciamo, le logiche, e in più permettono di fare azioni anche un po' più complesse. Per esempio, da un process builder si può chiamare un pezzo di codice che possa, per esempio, anche invocare un servizio esterno, piuttosto che aggiornare i dati, casomai non sull'oggetto che ha innescato tutto il processo. Un altro esempio di automatismo, sempre presente all'interno della piattaforma e configurabile, sono le regole di assegnazione. Queste vengono usate per lo più quando ci troviamo in ambito di supporto post vendita, e quindi, per esempio, viene creato una richiesta di supporto e c'è la necessità di assegnare quella richiesta di supporto a particolari code o gruppi di lavoro. Ecco, Salesforce mette a disposizione questo strumento standard in cui viene definita quello che è il criterio per assegnare a una coda piuttosto che un'altra, per esempio un lead piuttosto che un case. L'ultimo, diciamo, automatismo che vi voglio presentare sono le escalation rule. Le escalation rule invece vengono utilizzate sempre in genere per i processi di supporto post vendita, e quando si utilizzano, per esempio, quando è stato aperto un ticket che non è stato lavorato da X giorni, quindi deve scalare al gruppo di livello successivo. Ecco, questo passaggio da un gruppo all'altro, nel momento in cui si è verificata una certa condizione, che quindi è per esempio il trascorrere di X giorni, può essere implementato in maniera automatica e solo tramite una pura configurazione sulla piattaforma Salesforce. Quali sono i prossimi passi e suggerimenti? Quello che vi consiglio di fare è andare, diciamo, a guardare quella sezione di cui vi ho parlato prima, che si chiama Trailhead di Salesforce, perché, diciamo, attraverso quella potrete vedere effettivamente tutte quelle che sono le funzionalità della piattaforma. La piattaforma, diciamo, è in costante evoluzione. Salesforce sta puntando a portare a bordo altri moduli. Ultimamente ha portato a bordo Slack, ha portato a bordo Tableau CRM. Quindi è un modo per farvi veramente capire quelle che sono le potenzialità di questa tecnologia. Perché poi vi consiglio di guardare, diciamo, anche i Trailhead? Salesforce, per gli sviluppatori che vogliono provare a fare dei test, mette a disposizione gratuitamente una org di prova che non ha scadenza, su cui, diciamo, c'è la possibilità di fare degli esercizi piuttosto che testare proprio in maniera pratica quelle che sono tutte le potenzialità della piattaforma. Ora, non so se ci sono domande. Eccoci. Allora, vediamo se Ok. ci sono domande. Sì, c'è una domanda. Davide. Sì. Davide, sì. Allora, non so, verrà esplicitato successivamente quale ente ci consiglierebbe per prendere la certificazione Salesforce. Allora, io non consiglio nessun ente, nel senso, Salesforce mette veramente a disposizione gratuitamente tutto il materiale per acquisire le competenze. Se cercate, allora c'è il materiale ufficiale che è quello del Trailhead, ma mette a disposizione documentazioni tecniche, c'è la community su cui chiedere supporto. Quindi, diciamo, no, non è necessario, secondo me, seguire un corso, cioè, diciamo, fatto da un ente particolare. Secondo me si riesce tranquillamente ad acquisire tutte le competenze in maniera autonoma. Dopodiché, per sostenere l'esame,
Lo si può fare direttamente da casa. Salesforce permette di sostenere gli esami con un PC che abbia ovviamente una webcam e quindi non c'è neanche bisogno di andare in diciamo, in una struttura per conseguire questa piattaforma. Ok, perfetto. Intanto ti aspettiamo magari qualche eventuale altra domanda. Ti volevo fare una domanda. Tu hai fatto vedere qualche vostro progetto. Volevo un attimo capire, il team che ha sviluppato, questi tipi di progetti, quanti eravate, in quanto tempo avete sviluppato, quali competenze, servivano comunque per realizzare progetti complessi come quelli che ci hai fatto vedere? Allora, porto ad esempio il progetto su cui lavoro io. Il progetto su cui lavoro è un progetto che è su da 4 anni. Diciamo, c'è stata una prima fase in cui abbiamo dovuto realizzare, diciamo, l'80% di quello che è il sistema che ora stanno utilizzando. Questa fase è durata all'incirca un paio d'anni. C'è stata una prima fase di analisi e poi di implementazione diciamo, di quanto era stato richiesto dal cliente. Dopodiché, diciamo, in questi ultimi 2 anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato supporto al cliente, diciamo, di quanto implementato e abbiamo portato a bordo gli altri requisiti che erano rimasti fuori, piuttosto che delle nuove cambi di richiesta, nuove funzionalità. Quante persone eravamo? Ecco, il team era composto all'incirca da una trentina di persone. Noi abbiamo, che erano persone sia analisti funzionali che sviluppatori. Gli sviluppatori erano di vario livello, non c'erano solo sviluppatori senior, ma c'erano anche sviluppatori junior, quindi non tutti con la stessa seniority. Eravamo all'incirca 30 persone perché eravamo divisi in gruppi in base all'ambito, cioè chi si è occupato del processo di vendita, chi della configurazione del catalogo, chi della gestione post vendita e poi c'era anche per esempio un gruppo di MuIL che si è occupato invece della parte di integrazione. Ok, perfetto. Ok, Intanto sono arrivate vediamo, delle domande. sì, vedo Vai pure. Raffa, allora aspetta, aspetta, ecco. Sarebbe possibile avere degli esempi di siti o link dove imparare? Sì. Allora, i link li trovate Se vuoi nella puoi penultima pagina. condividerli. Ah no, però è una presentazione. Sì. Allora, potremmo. Posso Aspetta. scriverli nella Sì. chat, però non so. Ok, perfetto. Ok, allora li scrivo Lo un attimo riesci? nella chat. Sì, Ottimo. sì. Ricordo che comunque questo webinar verrà salvato nel nostro canale YouTube, quindi anche potrete scaricare anche i PDF di questa presentazione, quindi comunque i link ci saranno. Ok, ora intanto chatto questi. Prego, Ok, grazie. allora vado nella chat pubblica. Ok, il primo link è quello che vi dicevo, il Trailhead. Qui trovate lezioni guidate, esercizi proposti sui vari moduli di Salesforce. Ovviamente li trovate suddivisi in base a quelle che sono le vostre preferenze, se volete intraprendere un percorso da admin piuttosto che di sviluppatore o architetto. Gli altri invece sono documenti ufficiali dei vari moduli. Allora, Ok, torniamo invece grazie. sempre alla domanda. Esiste già una versione standard pronta all'uso, ossia chiavi in mano generico per variati ambiti o settori? Sì, allora, esistono delle versioni standard pronte all'uso però che comunque vanno opportunamente configurate, nel senso che troverai all'interno già degli oggetti, tipo quelli standard, account, contatti, ovviamente però andranno customizzati in base a quelle che sono le esigenze del cliente, quindi aggiungendo eventualmente attributi, piuttosto che creando i profili adatti agli utenti che dovranno diciamo, utilizzare quella piattaforma, diciamo che è completa al 90%, comunque un minimo di customizzazione va sempre effettuata. I settori, sì, ci sono proprio anche dei moduli dedicati,
quando vi ho presentato il caso del progetto, diciamo, dell'ambito medico, quello era un pacchetto di Health Cloud, quindi era dedicato al settore medico. Salesforce poi mette a disposizione un pacchetto dedicato anche per le aziende no profit e per le aziende di sostenibilità. Dopodiché, invece, i pacchetti standard sales marketing piuttosto che service in tutti gli ambiti, ecco, sono più generici. Alessandro Vezzola, che livello di integrazione può avere verso un ERP? Come si connette? Allora, è completamente integrabile, nel senso che Salesforce, attraverso un middleware che potrebbe essere MuleSoft, si può tranquillamente connettere a qualunque sistema esistente, per esempio in un'azienda. Noi, per esempio, io, per esempio, sul progetto in cui diciamo, il mio team, nel progetto in cui lavora, ha fatto, diciamo, ha connesso la piattaforma Salesforce al sistema SAP, che è il sistema che veniva utilizzato per la fatturazione. Poi, Fabio. Consiglieresti questo Salesforce per gli studi legali? In che ambiti lavorativi è consigliato usarlo? Allora, diciamo che Salesforce è una piattaforma a pagamento, quindi che ha dei costi di licenza. Quindi per uno studio legale non so quanto sia adatto, diciamo. In genere è consigliato per aziende medio-grandi che comunque riescono in qualche modo ad affrontare quelli che sono i costi sia di configurazione, manutenzione e di licenza, diciamo, richiesta. Poi, Massimo, sarebbe possibile utilizzare Salesforce per la gestione HR del personale di un'azienda? Allora, sì, è una delle nuove, diciamo, è una novità di quest'anno di Salesforce che sta introducendo proprio un modulo per la gestione HR, che normalmente invece ad oggi viene effettuata su altri sistemi come possono essere ServiceNow piuttosto che Zucchetti. Grazie. Invece quest'anno Salesforce si è dato due obiettivi. Uno, fortificare quelli che sono i moduli e le funzionalità per le pubbliche amministrazioni. Due, portare nel mondo diciamo, dell'HR la piattaforma Salesforce. Per uno che è già un programmatore Java C, quanto tempo ci vuole per programmare in Salesforce? Pochissimo. Perché Salesforce è vero che ha un linguaggio proprietario che si chiama Apex, ma questo linguaggio è uguale a Java, cioè ha qualche costrutto particolare, però il 90% è la stessa cosa di Java. Quindi se si sa programmare in Java, si sa programmare anche in Apex. Una precisazione però, Salesforce ha due linguaggi di programmazione, uno backend che è Apex-like Java e uno di frontend, perché è vero che vi ho fatto vedere prima quelle maschere su cui è possibile lavorare tramite drag and drop, però è anche vero che spesso i clienti, diciamo, vogliono una piattaforma più in linea ai loro brand piuttosto che più personalizzata. Per fare questo si vanno a realizzare un po' delle pagine HTML che però in Salesforce si chiamano o Aura Bundle o piuttosto che Web Component. Per sviluppare, diciamo, questa tipologia di pagine si usa, nel caso di Web Component, JavaScript e tag like HTML. Per gli Aura Bundle sempre JavaScript per quanto riguarda la parte di logica e tag proprietari di Salesforce. Però la cosa utile è che Salesforce ha, appunto, mette a disposizione un link che si chiama Library Component dove spiega ogni tag a che cosa serve, vi propone dei casi d'uso che potete tranquillamente riutilizzare, diciamo, nelle varie pagine piuttosto che applicazioni che andate a realizzare. Ok, Felix, è un po' di tempo che cerco di entrare nel mondo Salesforce, tra tutorial e thread, ma ho trovato un po' di difficoltà a concretizzare quello che effettivamente è un lavoratore in questo settore. Mi sembra un po' tutto molto astratto. Avete un consiglio in anticipo? Avete un consiglio, grazie in anticipo, scusatemi, ho letto male la domanda. Allora, effettivamente, fino a quando non si mettono le mani in pasta, diciamo, sulla piattaforma, potrebbe sembrare un po'
tutto astratto. È per questo che però io consiglio sì di studiare i tre LED, senza ombra di dubbio, dal punto di vista teorico, però anche di approfittare degli esercizi che vengono proposti, soprattutto i super beige. I super beige sono dei veri e propri piccoli progettini che ti sottopone Salesforce. Forse in quel modo, diciamo, non resta solamente tutto astratto, ma se, diciamo, si ha un po' la percezione di toccare materialmente quello che si è andato a studiare dal punto di vista teorico. Difficoltà, diciamo, aspetta che leggo meglio. Allora, quello che ti posso dire è che in questo momento su Salesforce si sta cercando tantissimo. Quando si cercano per persone, diciamo, in ambito Salesforce, te lo dico con franchezza, non si cercano al momento persone che siano super esperte di piattaforma, soprattutto per le persone che ci si stanno accingendo adesso. Quello che posso consigliare è questo, di concentrarsi su alcune cose di base, i modelli, i database relazionali e il saper programmare in un linguaggio che possa essere tipo un Java. Perché quello, secondo me, ti apre le porte a lavorare nel mondo Salesforce. Poi le conoscenze, piuttosto che la specializzazione su un particolare modulo, si acquisisce solamente lavorando direttamente sui progetti. Hai mai avuto un'applicazione nell'ambito della ricerca accademica? No, al momento non mi è mai capitato di lavorare o vedere progetti in quest'ambito. In genere gli ambiti su cui abbiamo lavorato sono sempre clienti o dell'ambito energy, telco, diciamo, quindi aziende grandi con tanti clienti, ecco. Come analista funzionale, quale aspetto di Salesforce devo riguardarmi, devo approfondire e imparare? Allora, se il percorso che vuoi continuare a intraprendere è quello dell'analista funzionale, quello che consiglio è vedere per lo più tutti quegli argomenti legati alla parte di amministratore. Cioè, quindi è quel profilo che, come dicevo, si confronta con lo stakeholder, raccoglie requisiti e cala quei requisiti nelle funzionalità standard di Salesforce. Quindi la parte su cui mi concentrerei è più quella, quindi lasciare perdere le cose legate più a una programmazione spinta, piuttosto che sia essa di back-end che di front-end. Ok, perfetto. Non ci sono più domande, quindi io ringrazio Maria Antonella perché sei stata chiarita. Vediamo se c'è un'altra. Ok, c'è un'altra. Andrea, scusami. Allora, aspetta che la metto. Per un PMO generalist, quale certificazione Salesforce consiglieresti? Allora, io in quel caso consiglierei più un percorso d'architetto. Più che un architetto però di tipo, come posso dirti, se vedete ci sono vari percorsi su piattaforma Salesforce per architetti, ci sono quelli più concentrati alla parte di integrazione, più quelli concentrati alla parte di visibilità, ce n'è un altro invece legato a, che si chiama Application Architect. Quella persona è la persona che prova a disegnare meglio il modello richiesto dal cliente sulle funzionalità della piattaforma. Ecco, quindi io mi punterei su quel lato lì, quindi un architetto però di tipo application. Ok, se ci sono altre domande vediamo. Perfetto, ti ringrazio. Ok, Maria Antonella, io direi di concludere questo webinar. Ti ringrazio, stavo dicendo, è stato molto interessante e molto chiaro. Grazie a voi. A conclusione di questo webinar vi invito comunque sempre a consultare le offerte di lavoro di Rete Informatica Lavoro e di seguirci sui canali social che preferite. Infatti siamo su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e anche Telegram. O richiedere l'iscrizione al nostro gruppo Facebook, è da un po' che non ve lo dico, è dedicato ai developer. Vi lascio in chat il link così potete richiedere l'iscrizione. Detto questo, io ringrazio nuovamente Maria Antonella e ringrazio tutti voi per questa serata. Grazie mille, alla prossima, è stato un piacere. Grazie mille a tutti. Ciao, grazie. Ciao.